abbiamo voluto dedicare una giornata al felice rapporto tra arte, musica e architettura, coinvolgendo non solo gli architetti ma anche i cittadini sensibili su queste tematiche. Nel corso della giornata lanceremo il nostro progetto di costituire nell'ambito di Agrigento 2025 una biennale internazionale di arte e architettura che rilancerebbe la città di Agrigento quale cerniera culturale tra l'Europa e i paesi del Mediterraneo, del bacino del Mediterraneo, che vorrei ricordare è la vera culla del linguaggio architettonico mondiale. È un progetto che si porta avanti con la condivisione di tutti i soggetti che hanno patrocinato l'iniziativa e che oggi ci danno il loro contributo in occasione della tavola che terremo qui alle fabbriche chiaramontane. La serata poi proseguirà al Teatro Pirandello, dove al fine di esaltare il rapporto felice connubio tra musica e architettura si terrà un concerto di una cover dei Pink Floyd, celebre band britannica che ha nel tempo prodotto musica di altissimo livello, con delle modulazioni melodiche che si attenuano al rock spaziale, e una musica che ha molta contiguità con l'architettura, quindi proprio per questo è ricaduta la scelta di questo concerto sui Pink Floyd. Poi, se vogliamo ancora aggiungere qualcosa, ricordiamo che i Pink Floyd nascono a Londra nel 1965 da un incontro tra Barrett e tre studenti di architettura, che erano Waters, Mason e Wright. Quindi che probabilmente abbiamo perso tre architetti di fama, ma certamente abbiamo guadagnato tre artisti di grandissima rilevatura planetaria che poi insieme a Gilmour hanno prodotto musica per tanti decenni, coinvolgendo tante generazioni. L'iniziativa di questa sera segue un percorso di eventi che ormai da anni l'Ordine sta portando avanti in maniera, potremmo dire, incessante. In particolar modo lo scorso anno è stato caratterizzato da una quantità di iniziative, in particolar modo convegni, conferenze, lectio magistralis, che hanno visto ad Agrigento personalità illustri del mondo dell'architettura contemporanea a livello nazionale. E oggi, questa sera, continuiamo questo itinerario di studio, di confronto, di dibattito su argomenti particolarmente importanti per il territorio, per la professione, per la cultura. Quello di questa sera, per esempio, si ragionerà sulla proposta di una biennale di architettura e arte ad Agrigento, nell'ambito di un contesto che stiamo vivendo, che è quello di Agrigento Capitale 2025. La possibilità di collegare al tema di Agrigento Città della Cultura una biennale di arte e architettura è una possibilità straordinaria, anche perché una biennale di arte e architettura può veramente inserirsi nel territorio, cioè uno strumento attraverso il quale percepire la città e il territorio di Agrigento in maniera condivisa, un po' come succedeva nel Teatro Greco, no? Cioè il fatto di trasformare il singolo in un cittadino. Quindi la Biennale di Architettura e di Arte avrebbe proprio lo scopo di creare collettività e creare cittadinanza, e credo che sia un'occasione straordinaria che non va persa. Io credo che la Biennale di Architettura di Agrigento sia un'iniziativa che si debba fare, e credo che questa iniziativa di oggi sia la premessa per cominciare a costruire questo progetto, un progetto che non potrà che portare arricchimento, perché Agrigento è una città piena di architettura antica di grandissimo valore, e l'incontro con l'architettura moderna non può che essere stimolante e portatore di nuove aperture che bisogna percorrere. Il sistema dell'arte con il contemporaneo si arricchisce in senso sociale, per quelli che sono i concetti della
società che persegue la società contemporanea. L'inclusione, la coesione, la sostenibilità sono temi che il contemporaneo in tutti i settori delle arti visive e dell'architettura affronta come centrali della creatività artistica. Oggi qui alle Fabbriche Caramontane l'Ordine degli Architetti di Agrigento, anche nella persona dell'architetto Rino Lamendola, che ringrazio, presenteranno tra le tante cose anche una eventuale biennale di arte contemporanea, che sarà una delle iniziative che potranno dare più lusso ad Agrigento e che aprirà il 2025 ai lavori per l'anno della cultura. Agrigento è sempre stata capitale della cultura. Ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato affinché questo evento possa essere oggi messo in atto. Lodevole iniziativa. È quella di oggi una proposta di grande rilievo per il territorio, perché le biennali hanno delle grandi ricadute non soltanto di ordine artistico ma anche economico. I numeri delle ricadute sono fondamentali per tutto quello che è il tessuto economico e sociale, quindi questa proposta che promana dall'Ordine degli Architetti va vista con grande interesse e anzi va sostenuta dall'intero nostro territorio. Peraltro, se parte o vorrebbe partire proprio nell'anno della cultura 2025, quale miglior auspicio per avere una grande iniziativa ulteriore nel nostro territorio. Arte e architettura nella Valle dei Templi, possiamo declinare arte e architettura nella provincia di Agrigento, perché il grande attrattore richiama proprio tutto il territorio. Come Diocesi ci siamo interessati a partecipare a tutte le discussioni, a tutto quello che può essere messo a disposizione quando si parla di arte e di architettura, poiché la committenza ecclesiastica negli ultimi 50 anni ha continuato a operare il suo ruolo di grande committente per grandi opere d'arte, ma anche per grandi architetture. Architettura per il restauro, architettura per le nuove costruzioni con l'edilizia di culto, interrogandoci sempre verso dove andiamo. E la risposta è sempre quella che ogni arte, ogni architettura risponde al tempo in cui vive, quindi è contemporanea a se stessa. E allora il contributo sarà quello di presentare il cammino già fatto e nello stesso tempo una proiezione verso quello che ancora rimane da fare. Io ritengo che la giornata attuale sia molto importante, perché riunire allo stesso tavolo, così come sta facendo l'Ordine degli Architetti, alcune figure che rappresentano altrettante istituzioni qui ad Agrigento, e ragionare su una biennale di architettura sia un momento importante sia per quanto riguarda Agrigento capitale della cultura, sia per quanto riguarda le attività culturali che in questo contesto si portano avanti. La biennale d'architettura è un tema fondamentale sia per quanto riguarda i paesi del Mediterraneo che per comprendere quali siano i movimenti nel nostro tempo attuale, e credo che Agrigento sia il luogo più strategico in cui fare questi ragionamenti e in cui rappresentare questa rete di rapporti nazionali e internazionali che possono esprimere il senso della cultura.